Dopo circa un anno siamo tornati all'autodromo di Franciacorta per riprovare la Peugeot 308 GT by Peugeot Sport. Se il modello dell'anno scorso era rosso e nera, oggi accontentiamo anche quelli dell'altra squadra, infatti ce l'abbiamo blu e nera. Le caratteristiche maggiori per quanto riguarda lo stile, come dicevo, è la nuova calandra, i nuovi proiettori, ma soprattutto lo scudo è stato totalmente ridisegnato con elementi aerodinamici che la rendono sicuramente più cattiva. I ciechi sono quelli consueti del bike Peugeot Sport, con le pinze poderose che troviamo davanti ai dischi. Ma parliamo di meccanica. All'interno troviamo sempre il 1.6 benzina turbo compresso da 272 cavalli. La coppia è di 300 Nm, mentre la velocità massima è di 250 km all'ora, per passare da 0 a 100 se non solamente 6 secondi. L'abbiamo provata in pista nuovamente per scoprire se magari nel modello restyling ci sarà qualche novità di dinamica, ma tutto sommato direi che è rimasta pressoché invariata, mantenendo viva quella vena sportiva che veramente la rende una delle vetture più divertenti da utilizzare proprio in pista. Tra le novità più evidenti nel modello 2018-2019 della 308 GT troviamo questo elemento in colore a contrasto, in questo caso rosso, i nuovi fari full LED dinamici, le prese d'aria maggiorate, i proiettori che sono a LED nella parte inferiore per quanto riguarda gli indicatori di direzione, i grandi cerchi rimangono con un design simile a quello precedente, bellissime da vedere tra l'altro anche le pinze a quattro pistoncini Brembo marchiati Peugeot Sport, gli enormi dischi autoventilati che riescono a dare una frenata eccezionale, soprattutto qua in curva, prima e dopo il rettilineo. All'interno troviamo altre novità di stile, come ad esempio i sedili misto pelle e alcantara, la strumentazione rialzata che oramai fa parte del consueto high cockpit di Peugeot, ma soprattutto il nuovo sistema infotainment con schermo capacitivo touch che ingloba anche Android Auto ed Apple CarPlay. La comodità nell'abitacolo si evince anche dal massaggio sui sedili forniti di serie, ma chiaramente questi sono dettagli che passano in secondo piano, perché quando parliamo di prestazioni la 308 GT sa davvero esaltarsi e qua in pista all'autodromo di Franciacorta siamo riusciti a fare dei tempi straordinari. Grandi scariche che oltre a essere belli da vedere sono anche emozionanti, perché schiacciando Sport cambiano anche il sound della vettura sia all'esterno ovviamente che all'interno. Le doti di abitabilità della 308 restano pressoché invariate, con un baule di grandi dimensioni che può aumentare notevolmente abbassando gli schienali in 40 e 60. Dunque non mi resta che salire a bordo della mia nuova Peugeot 308 GT by Peugeot Sport edizione 2018-2019 per fare un giro all'interno dell'autodromo di Franciacorta. Rimanete con noi! La dinamica di guida è straordinaria, con uno sterzo che si rigidisce in modalità sport, offrendo una tenuta record grazie al differenziale Torsen che agisce in piena sintonia col servo elettrico e con il controllo elettronico di trazione e di stabilità. Le coperture da 19 pollici con sospensioni dotate di uno pseudo McPherson anteriore e un ponte torcente nel posteriore con barra antirollio e carreggiate allargate di 150 davanti e 157 mm nel posteriore confermano le doti da grande sportiva. Il chilometro da fermo si percorre in 25,30 secondi, chiaramente trattandosi di un 1.6 a benzina, i consumi non sono da supercar. Infatti in media bastano 6 litri per percorrere 100 km. Ottimo il sound, peccato però che sia artificiale, ma l'effetto è garantito. Nuova Peugeot 308 GT by Peugeot Sport, è veramente una vettura emozionante che conferma tutte le sue doti sportive. Ovviamente per conoscere nel dettaglio, conoscere anche il prezzo di questa straordinaria vettura, andate sul nostro sito www.showcar.news e mi raccomando, anche in pista, ovunque, cinture sempre allacciate. Alla prossima prova!